Ok, vediamo un po' se mi sentite. Vediamo un po' se mi sentite, se vedete la lavagna. Ok, essendo la prima volta voglio vedermi magari sul cellulare. Vediamo un po' se mi vedo. Ok, qua mi sento anche rumore. Non mi vedo. Scrivete come mi vedete? Allora, vediamo un po' se mi vedete bene. È la prima volta sto provando lo strumento, quindi un pochino di comprensione. Ok, ecco, il video io lo vedo un po' in diretta, lo vedo un po' fuori. Ecco, da qua ci dovrebbe essere. Ok, qua posso leggere i commenti. Ah, mi vedete, figata questo strumento, ragazzi. Scrivetemi anche, ecco, da dove siete. Ciao ragazzi. Ok. Ok, quindi mi sentite anche? Scrivetemi se mi sentite anche bene, forte e chiaro. Oh, ok, per leggere i vari commenti e le varie domande mi dovrò avvicinarmi un attimo. Oh. Allora, vediamo un po' cosa vedo qua dall'altro cellulare. Commenta. Wow! Figata, figata questo strumento, è eccezionale, eccezionale e mi diverto. Ok, allora siamo già un po' in ritardo, qualche minuto, scusate, perché ho voluto provare questo strumento e ho voluto darvi questo contenuto gratuito. Perché recentemente ho ottenuto una qualifica importante nella mia azienda, l'azienda per cui collaboro, e ho ricevuto da parte non solamente dalle persone del mio team, non solamente dalle persone che sono già nella stessa azienda, in altri team, ma da tutte le persone che mi seguono, e ho detto bisogna che restituisco un po' di tutti i complimenti, di tutto l'affetto che mi è stato dato, regalandovi appunto del training gratuito. E il training gratuito di questa sera è frutto sia del mio sacco, ma l'ho ripreso, la struttura l'ho ripreso dal training, un training recente di Eric Worre, che è il formatore sul network marketing, considerato unanimemente il numero uno al mondo in questo momento, e chi sa l'inglese se lo può andare a vedere. Chi non sa l'inglese, grazie a Dio, conoscete a me che vi racconto un po' di cose. Ovviamente ho ripreso il framework, la struttura, i punti chiave, e gli adatto anche un po' con gli adatto un po' anche con la mia esperienza. Poi, finito il training, io cercherò di leggere sull'altro dispositivo che ho a disposizione le domande che voi avete e risponderò alle vostre domande. Allora, innanzitutto mi presento, magari c'è qualcuno che non mi conosce. Io sono, se non mi conosci, sono Lorenzo Cicetti, lo puoi vedere dalla bacheca di Facebook, ok?
Dal 2006 sono nel settore, nell'industria del network marketing. E diciamo che in questo periodo ne ho viste veramente, in questi ormai 10 anni, ne ho viste di tutti i colori e ho preso un po' di esperienza. E oltre a svolgere la mia attività, ho un mio team che sta, tra l'altro, faccio i complimenti a tutti perché state andando alla grande. Cerco anche di aiutare le persone che sono in altre, anche in altre aziende o in altri team, trasmettendo la mia esperienza, esprimendo quello che sento e quello che penso. Potete trovare i miei contenuti sul mio blog lorenzoceceti.com o sul canale YouTube. Bene, andiamo avanti con iniziamo questo training, ok? E sono anche un po' emozionato perché io solitamente faccio i video registrati, ok? Un video in diretta era, non lo so, da tanto che non lo facevo, l'avevo fatto su YouTube, ma vedere proprio le persone che possono interagire in questo modo è un'altra cosa. Quindi con la pratica ci prenderò gusto e mi auguro che ne beneficerete tutti e darò il valore giusto. Allora, 5 passi, andiamo subito nel cuore della materia, 5 passi per infiniti contatti. Allora, il primo passo, ok, del framework è, vediamo un po' se riesco a scrivere, scrivi tutti i contatti. Ok, scrivi tutti i contatti. Che cosa significa scriverli? Ok, è qualcosa di semplice. Chi è iniziato come me è stato abituato a fare una lista nomi. Adesso lo prendo qua, la lista nomi cartacea. Scrivi i nomi di tutte le persone che conosci. E uno dei primi suggerimenti era quello di prendere le pagine gialle e andare a vedere chi conosci che fa un certo mestiere, chi conosci che ne fa un altro, in modo da che ti viene pensato le cose. Eric Worre dice che se noi andiamo a scrivere su carta, quindi ci prendiamo proprio una, due, tre, 4 ore, il tempo che ci serve per scrivere materialmente su carta tutti i nomi che conosciamo, succede una cosa magica. Non semplicemente noi abbiamo quei nomi che scriviamo, ma ci vengono in mente tutte le connessioni di secondo livello, cioè tutte le persone che noi conosciamo indirettamente grazie a quelle persone. Scrivere su carta svuota la nostra mente. Svuota la nostra mente, ci dà un obiettivo, ci dà un'indicazione e soprattutto ci fa ricordare che noi conosciamo molte, ma molte più persone di quello che pensiamo. Okay, conosciamo molte, ma molte più persone di quello che pensiamo. Uno degli errori, secondo me, che si fanno adesso è che avendo tutti Facebook, ok? Quindi andando a vedere la lista degli amici, ok? Magari io per esempio ho circa 4.000 amici, altri ne hanno 1.000, altri ne hanno 2.000, eccetera. È una lista un po' broda, una lista un po' troppo larga. Dal mio punto di vista si dovrebbe partire anche da tutti i numeri che noi abbiamo nel cellulare, quindi proprio andare a prendere ogni numero del cellulare, perché poi li possiamo contattare non solo tramite Facebook, ma anche tramite WhatsApp, eccetera. Quindi il primo consiglio è provare per credere, iniziare a scrivere, ok? Scrivere veramente. Noi persone sopra i 35 anni, tra cui ci sono anch'io, ok, abbiamo la nostra mente che è correlata più che sul digitale, sulla scrittura. Le cose che noi scriviamo ci entrano maggiormente nella testa e scrivere un nome di una persona, ripeto ancora una volta, ci fa venire in mente altri nomi. Questo è il primo punto. Quindi scrivere sia quelle che abbiamo nel cellulare, scrivere quelli che abbiamo in contatto tramite Facebook, magari le persone che ci seguono, che ci commentano, che ci mettono like, qualsiasi persona è una persona da scrivere in questa lista. Quindi punto numero 1. Andiamo avanti al punto numero 2. Se ritrovo il pennarello. Ok, il punto numero 2 è
la lista. Espandere la lista significa appunto aggiungere a tutti i nomi che conosciamo due nomi di persone ogni giorno. E sicuramente un compito, due nomi al giorno, è un compito veramente minimo, ok? Due nomi li possiamo trovare su Facebook, li possiamo trovare in ogni situazione della vita. Il nostro compito non è, ok? Appena noi prendiamo il contatto dalla persona, il nostro compito non è andare a presentare il nostro prodotto, il nostro servizio o la nostra opportunità. Il nostro compito è quello di creare una relazione con questa persona, creare una relazione con questa persona indipendentemente Allora dicevo, creare una relazione con la persona indipendentemente da, indipendentemente dal fatto che poi dobbiamo proporgli o vogliamo proporgli la nostra opportunità o il nostro servizio. Ok? Quindi aggiungere al tuo quaderno due persone al giorno. Perché un professionista, ok, un professionista non parte oltre che con i nomi che conosce, anche con i nomi delle persone che non conoscono. Io penso che oltre l'80% delle persone che ho sponsorizzato nell'opportunità che sto seguendo dal 15 marzo dell'anno scorso erano persone con cui io ancora non avevo parlato negli anni precedenti, ok? Erano persone che non conoscevano, persone che ho conosciuto e sono venuto in contatto successivamente. La parola d'ordine in questo caso è non partire con il nostro, con il tuo prodotto o con il tuo servizio in maniera troppo diretta. È un errore che ho fatto anch'io, è un errore che magari ogni tanto dalla fretta o per altri motivi faccio anch'io. Ma se noi non creiamo una relazione e non sappiamo prima di che cosa si occupa quella persona, che cosa fa, che cosa non fa, di dove è e altre cose in generale, la speranza che quando noi andiamo a proporre quello che abbiamo da offrire, ok? Perché siamo qua appunto per far conoscere il nostro prodotto o il nostro servizio, è zero. Perché alle persone non importa quello che tu sai. Quindi non importano le informazioni che tu hai da dargli finché non conoscono quanto e non capiscono e soprattutto non sentono quanto ti importa di loro. Quindi espandi la tua lista. Il punto numero 3 è aumenta consapevolezza. Ok, cosa significa consapevolezza? Consapevolezza delle persone e dell'ambiente circostante. Cioè noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza sul fatto e addrizzare le antenne che le nostre persone stanno, le persone con cui interagiamo nel mondo ogni giorno sono alla ricerca di qualcosa o perlomeno potrebbero essere alla ricerca di qualcosa e potrebbero essere delle persone adatte o per l'utilizzo del prodotto o per entrare nella nostra opportunità. Quante volte ci capita magari che andiamo al bar, andiamo al ristorante, eccetera, e magari nella fretta, nella quotidianità, non guardiamo negli occhi la persona, magari non facciamo un complimento a un servizio che ci viene dato nel modo giusto, un cameriere che sta lavorando bene, che ha un'etica del lavoro molto alta. E se pensate, il mio sponsor è stato, prima di diventare un networker di successo, è stato un cameriere. E se le persone, che un cameriere che magari stava, aveva una forte etica del lavoro, faceva tutto al meglio, lui si vanta che sapeva portare 5 pizze contemporaneamente,
se qualcuno avesse visto e avesse intravisto che c'erano delle potenzialità, l'avrebbe sponsorizzato invece magari dello sponsor. Quindi aumenta la consapevolezza, ok, delle persone. Da pausa, Manu dice che a pausa. Siete in pausa anche voi, perché qua a me mi dice che funziona, eh? Lasciatemi un commento, raga. Ok, sia benedetto il mio wifi. Ok, quindi funziona. Bene. Allora, quindi svegliamoci e guardiamo, rallentiamo magari la nostra frenesia e cerchiamo di prendere contatto con le persone, guardarle, ok, sentirle, vivere. E posso capire anche che non è una cosa semplice, ci sono persone timide come me, lo so che non sembra, ma in realtà una persona introversa, una persona che non è che vive tutti questi eventi in mezzo alle persone in modo naturale, anche se mi piacciono moltissimo, insomma, io vivo anche per andare agli eventi, andare a incontrare le persone, per me è veramente una figata, l'ho fatto la settimana scorsa, sono stato a Madrid per quasi una settimana, ho abbracciato, incontrato tantissime persone, mi sono divertito, alla fine della settimana ero stanco e mi sto riprendendo adesso. Quindi, punto numero 3. Aumenta la tua consapevolezza, fai attenzione al mondo circostante, alle persone che incontri e a quello che le persone che incontri, i bisogni che le persone magari esprimono. Bene, punto numero 4, e anche questo è un punto veramente critico. Il punto numero 4 è non pregiudicare. Non pregiudicare. Che cosa significa non pregiudicare? Ok? Il giudizio, o il pregiudizio, ancora peggio, è un qualcosa che noi esseri umani abbiamo innato un pochino dentro di noi. E lo vedo costantemente anche con le ragazze del mio team che fanno tanti clienti e dicono a questa cliente l'attività non gliela propongo. A quest'altra cliente non gliela propongo perché secondo me non ha tanta voglia, oppure ha i soldi, li ha già chissà che cosa. Quindi quali sono i meccanismi che abbiamo noi in mente? Pensiamo che non ci piace la persona, oppure possiamo pensare che la persona magari non ha i soldi per entrare in attività, non ha i soldi per acquistare anche quel minimo di prodotti, oppure possiamo pensare che quella persona ha i soldi, ok? Ne ha tanti, quindi chi caspita vena glielo fa fare di mettersi a darsi da fare in un'attività di network marketing, oppure che quella persona ha già un lavoro, una persona di successo, ha un'attività che noi pensiamo già la gratifica, ok? Che non gli dà il tempo per vivere. È il cuore. Come tutti i maestri del network marketing dicono, non giudicare mai, per una semplice ragione, perché tu non sai e non potrai mai sapere che cosa c'è all'interno del cuore di un'altra persona, che cosa avviene all'interno di un'altra persona. Questa è una cosa che non puoi saperlo. Tu non puoi sapere se dietro quel piccolo imprenditore di successo magari c'è una mamma o c'è un papà che è insoddisfatto perché non ha tempo di stare con i propri figli. Nell'attività dove sono io in questo momento, alcune donne, anzi le donne di maggior successo, erano persone che avevano un'attività apparentemente di successo, una piccola azienda, ma non si sentivano soddisfatte perché il carico di lavoro era immane, gli orari non gli permettevano di stare con i propri figli, mentre invece un'attività come questa può dare la flessibilità, lo sappiamo bene, può dare la flessibilità di lavorare a casa, io adesso sono a casa, ok?
vicino ai nostri figli, adesso che ci sono i social media, di lavorare con uno smartphone o con un tablet, magari da dove siamo in vacanza, da qualsiasi posto, perché è da qualsiasi posto che noi possiamo comunicare con le persone. Le basi sono queste. Comunque, non pregiudicare mai, e questo è un errore che abbiamo praticamente fatto tutti e che abbiamo pagato a caro prezzo. Eric Worre dice che a un amico di famiglia, non aveva presentato l'opportunità, pensando che quella persona non sarebbe stata mai interessata. E si è trovato che invece quella persona non solo è entrata nella sua opportunità, ma è diventato uno dei 10 top earner, quindi una delle 10 persone che guadagnano di più in quell'azienda. E quanto gli è costato questo? Sicuramente in termini di denaro tantissimo, ma è successo a tutti, anche nel nostro piccolo. È successo anche a me, che magari mi sono trovato qualche amica, qualche persona che mi segue nei video, che non sapeva che io stavo facendo quell'attività. Ed entra, non sapevo, oppure io non gli avevo proposto e se l'è presa male, dicevo, me l'ha proposto quell'altro, giustamente entro con quell'altro. Ci sono almeno una, due persone stanno ottenendo dei risultati, e quindi queste due persone, se fossero entrate nel mio team, mi avrebbero dato in questo momento all'incirca tra i 1000, tra quello che so che stanno facendo, tra i 1000 e i 2000 euro al mese in più, oltre a quello che sto guadagnando. E sinceramente sono contento per il loro sponsor, ma quei soldi sarebbero stati molto meglio nelle mie tasche, no? A parte gli scherzi, non so in che tasche starebbero meglio, ma nelle mie ci sarebbero state benissimo. Quindi, non giudicare mai, perché non puoi sapere, e anche se qualche persona ti sta momentaneamente, fra virgolette, antipatica, che è una scusa che sento spesso, no, quella persona è antipatica, nel mio team voglio solo le persone che dico io, va bene, sicuramente è un modo di dire, ma noi non possiamo sapere se il nostro prossimo top earner, la nostra persona forse sarà magari la nostra donna di servizio, piuttosto che una persona che attualmente è un manager. Recentemente sono entrato in contatto con Cristina, che era una ragazza che lavorava in banca con me 10 anni fa. Io l'ho incontrata su Facebook e gli sono andato a parlare che cosa stesse facendo, e anche lei stava lasciando la banca in quel momento. Bam! Gli ho fatto vedere quello che facevo, mi ha detto: Lorenzo, guarda, adesso in questo momento sto lasciando la banca, ho la testa un po' fra le nuvole, ma intanto ti prendi il prodotto, diventi tua cliente, e si è trovata benissimo, già ha iniziato a perdere peso e sta benissimo utilizzando il prodotto, e poi entrare nell'attività senza pregiudicare, ragazzi. Lo so che è tosta, lo so che è difficile, non è sempre semplice, anzi non è semplice non pregiudicare nessuno e proporre il business a tutti. Comunque, il punto chiave è: non puoi sapere che cosa succede nel mondo dell'altra persona, non puoi sapere come si sente l'altra persona, non puoi sapere che cosa sta cercando l'altra persona se non sei aperto o aperta a fare domande e a cercare di capire veramente quello che l'altra persona sente. Bene, bene, adesso sapete, o magari già è capitato, già sarà capitato a tutti, di avere un amico, un'amica, un parente, entrare con qualcun altro nella stessa opportunità. Fate in modo che questo dolore, ok, sentitelo questo dolore, e fate in modo che non accada più o accada il meno possibile. Il quinto punto è network on purpose, on purpose, adesso la pronuncia dell'inglese maccheronico, ok, vuol dire fai network e fai relazioni avendo uno scopo preciso, cioè avendo lo scopo preciso di andare a incontrare e a conoscere persone nuove. Come puoi fare questo? Lo puoi fare uscendo di casa, perché è vero che possiamo lavorare con Facebook. La colpa è anche mia, io uso molto Facebook, sono molto pantofolaio,
ma mi sono reso conto che, per esempio, che andare ai ho 5 minuti per la fine del video, ok? 5 minuti, sta finendo il video. Allora, dicevo che network on purpose, anche se noi usiamo Facebook, tante relazioni avvengono nel mondo reale. Quindi al compleanno dei bambini, alla lezione di yoga, in palestra, a fare volontariato, cioè uscire di casa e andare a conoscere delle persone importanti, perché è importante, è fondamentale, perché le relazioni che si creano di persona sono un po' diverse da quelle che si creano, per esempio, con Facebook. Noi contattiamo le persone con Facebook, ma appena possibile le andiamo a incontrare. Perché? Perché fa un effetto diverso, fa un effetto veramente diverso. Quindi, noi che facciamo questa attività, ok, ci sono 4 minuti, se mi volete fare delle domande, abbiamo finito, questi sono i 5, vediamo un po' se mi avete nei commenti, mi volete scrivere qualcosa. Oltre 100 persone abbiamo in diretta, quindi grazie ragazzi di essere presenti, grazie ragazzi di essere venuti a ascoltarmi. Se avete delle domande me le potete fare. Questi sono i 5 punti, le basi, ok? Le basi del network marketing. Ok, qualche consiglio per introdurre il proprio business tramite chat, dopo averlo riscaldato. Io consiglio, il consiglio è sempre il format, cioè tu prima di parlare e di proporre un qualcosa con una persona, sarebbe veramente ideale sapere cosa fa, sapere qualcosa della famiglia, F, sapere qualcosa dell'occupazione, di cosa si occupa la persona, se magari che cosa sta facendo, sta in un altro network, come si trova bene? Lasciamolo stare, ok? Tra l'altro non è nemmeno etico andare a proporre a qualcuno che ti dice io mi trovo bene con il mio network, sta a posto, non c'è bisogno che gli propongo il mio. Comunque, occupazione, ok? Di cosa si occupa, per cercare di vedere se ci sono dei bisogni nella persona. Cos'altro poi? Che mi avete, vediamo un po' se riesco qua. Ok, cosa gli fa nel tempo libero, cosa gli piace, e anche andare a capire l'ultima lettera di forma è denaro, cioè qual è la situazione sua del denaro. Ovviamente, se andiamo a proporre il business direttamente, o quali sono le solicitazioni fisiche, se andiamo a fisico, necessità fisiche, se andiamo a proporre il nostro prodotto. Quindi il contatto va riscaldato, poi si può anche, se hai dei buoni tool, ok, dei buoni strumenti per presentare la tua opportunità, si può andare anche via chat, anche se assicurati di averlo riscaldato bene, se non hai dei buoni tool. Ecco Enrico, prendi la decisione, ok? Prendi la decisione di iniziare, le decisioni vanno prese anche abbastanza velocemente dopo aver acquisito le informazioni. Ciao, abbiamo Elisabetta. Elisabetta, qua mi ricordo di te Elisabetta, eh? Scrivi poi che ci facciamo due chiacchiere. Altre persone non le conosco. Quindi vediamo, sto strumento è figo, ci ho preso gusto, il bello della diretta, quindi sicuramente vi farò altre cose. Per qualsiasi cosa potete scrivermi, mandarmi un messaggio, siete in tanti a farlo, quindi abbiate un pochino di pazienza, ma solitamente rispondo tutti a tutti, e se non vi ho risposto che messaggio è andato giù, vi chiedo la cortesia di riscrivermi.
E potete seguirmi sul mio blog lorenzoceceti.com, sulla mia pagina fan, naturalmente sul mio profilo, su lorenzoceceti.com potete inserire la vostra email per essere informati dei...